Buongiorno, oggi è venerdì, sono le 8:20 e devo andare al lavoro. Per fortuna c'è Marco che mi accompagna. Non piove, ma c'è un vento. Mamma mia, stava volando tutto sul terrazzo fuori. Assurdo che c'è stamattina, meno male non ho chiuso le scuole. Sono venuta prima qua, siamo usciti prima e sono venuta a dare un'occhiata alla casa qui, tanto do una passatina dentro e fuori lascio stare perché tanto con questo vento, a parte volo proprio. E, è volata anche della roba che era qui fuori, ora la sistemo, do un'occhiata in giro e poi vado di là al quinto piano. Ok, eccomi qua. In casa non c'è stato nessuno, quindi do una ripassata a tutta la casa. Fuori ovviamente no. Sono tornata a casa, sono andata fuori a mettere una lavatrice. È stata un'impresa. Sono le 11, anzi sono quasi 11 e mezza. Do subito una pulita a casa e poi mangio. Ieri mi ero fatta la zuppa di legumi e cereali con anche le patate dolci, la feta, buonissima. E l'avevo fatta doppia, di modo da avere il pranzo o la cena, insomma, pronta. Non so se posso mangiarla anche oggi perché stamattina avevo mal di pancia e Marco mi ha detto non mangiare la zuppa. Ma come, è così buona. Vedremo. Intanto mi metto a pulire. Mi avete detto che i capelli legati così mi stanno bene. E io mi fido molto di quello che mi dite. Quindi, dato che tra l'altro li trovo molto comodi, penso che li farò molto più spesso adesso, così. È arrivato il corriere Amazon perché Francesco si è ordinato altri 7 manga, il manga quello che gli avevo preso al Padiglione Comics. E abbiamo visto che su Amazon costavano un pochino meno, erano in offerta col 5% di sconto, però invece che 5,90 venivano 5,60, quindi comunque ogni 3 è quasi un euro risparmiato. E appunto ne ho ordinati 7 appena arrivato il pacco, così oggi quando si alza sarà super contento. È l'una, ho appena finito di pulire, ho lavato il pavimento perché ieri quando Marco ha portato giù stava diluviando, quindi il cane è tornato su tutto bagnato, ho fatto un macello, quindi dovevo lavare per forza oggi. E ho usato l'ammoniaca. Ogni tanto ci vuole una bella lavata con l'ammoniaca, anche se è un odore veramente discutibile, ma ci ho messo un pochino di profumo a biancheria. L'ha migliorato parecchio. Ora mangio, sto morendo di fame e rischio mi scaldo la zuppa perché ho tanta fame ed è tanto buona. Quindi scaldo questa, mangio e speriamo bene. Tra una cosa e l'altra ho anche fatto le fughe di questo pezzo qui di piastrelle. In alcuni punti va un po' ripassato, però sono contenta. Per chi non se lo ricordasse, ho utilizzato il pennarello, questo qua che ho preso su Shein. Ho pagato pochissimo, però funziona. No, ma op, stecchito sul divano. Che fame, buon appetito. Ho mangiato, adesso sono le 2. Metto a caricare il video per oggi e poi vado a fare la doccia. Ho steso la lavatrice, fa un freddo fuori. Tra l'altro, questa felpa qua è di Francesco, cioè perlomeno l'avevo presa per Francesco, ma non l'ha mai messa perché secondo lui non è abbastanza morbida. Non capisco perché non la trovi morbida, perché lo è in realtà, che lui molto particolare con le stoffe, peggio di me. Quindi vabbè, la metto io anche se mi sta un po' grande. Sto vedendo video su Facebook della passeggiata di Viareggio completamente allagata. Il mare è arrivato in passeggiata praticamente per via del vento. Mamma mia, allucinante. Non accenna a calmarsi questo vento.
Ora si sta anche di nuovo annuvolando perché perlomeno prima era uscito un po' il sole. Ok, doccia fatta. Ho anche visto mezza puntata di Better Call Saul insieme a Francesco. Olaf sta arrivando. Poverino, ha un lividino, un graffio, non riesco a capire cosa sia. Proprio sul nasino. Non so cosa ha combinato. Fatti vedere. Ma guardalo, poverino. O lo hanno picchiato, non lo so. Che ti hanno fatto? Che ti sei fatto? Che poi lui ha patato, cioè, ieri mattina è caduto mentre saltava sul tavolo in cucina. No, se la smetti di fare così, perché ho tutti i pantaloni bucati. Cioè, li ho comprati l'anno scorso, mi sembra, questi pantaloni della tuta. Sono pieni di buchi. Che mi fanno i gatti, si impigliano con le unghie, tirano e mi ritrovo tutti i buchetti. Ormai li metto solo in casa. Spero di non aver esagerato perché mi sono messa la canottiera e un maglioncino, comunque abbastanza leggero, però pur sempre un maglioncino. Forse era meglio maglietta maniche corte e felpa sopra. Comunque torno di là da Franci, che quando gli ho detto devo andare a fare la doccia era disperato perché stavo guardando la puntata. Ma poverino lui. Poverino. Sento anche i passi della Lola. Credo che prima mi cambierò, metto maglietta e felpa. Che tristezza, sono 5:30, è buio. Non ho ancora fatto merenda e ora mangio 2 taralline al volo giusto per bloccare un attimo la fame e poi metto a fare meditazione. Puzzolina, puzzolosa sei. Stavo facendo una meditazione guidata e niente, sono stata interrotta, mi ha telefonato Marco e quindi continuerò a fare meditazione ma a seguire quella guidata farò per conto mio. Allora, sto facendo mangiare a Francesco, sto facendo la pasta e io avrei voluto mangiare patate dolci insieme a, che ne so, nuggets o un po' vegetale, ma non ho niente di tutto ciò. Quindi sto pensando, quasi quasi mangio solo le patate dolci. Ne faccio un po' di più e mangio quelle. Anche per oggi vi saluto e vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.